Salve ragazze, oggi vi devo mostrare un punto all'uncinetto dietro richiesta di un'amica virtuale. Allora, lei vorrebbe fare questa copertina e mi chiede di spiegarle come leggere lo schema. È una copertina per neonato ed il punto è quello che vedete in questo momento. Andate sullo spazio di lilla.blogspot.it troverete una pagina completamente dedicata alle copertine da neonato, sia all'uncinetto che ai ferri, con schemi gratuiti. Dunque, tornando a questa copertina, vediamo che dobbiamo iniziare con una catenella di 26 maglie. Io ho già preparato la catenella. Ho utilizzato un colore che spero, cioè, si riesca, con il quale spero si riesca a vedere bene i punti che faccio, e un uncinetto grande, il numero 5. Poi, logicamente, ognuno lavorerà la copertina, soprattutto se è per un neonato, farà con un filato giusto per il tipo di lavoro, quindi un filato baby in mohair, scusate, non in mohair ma in lana merino. Dunque, dopo aver fatto la catenella, partiamo con il primo giro. In pratica, il primo giro è questo: un punto basso, una maglia bassa, poi 5 maglie alte nello stesso punto, maglia bassa, 5 maglie alte. E questi, diciamo, questi ventaglietti si ripetono per tutto il giro numero 1. Quindi andiamolo a fare. Il primo punto è una maglia bassa. Poi dopodiché saltiamo 2 catenelle, 1, 2, sulla terza facciamo 5 maglie alte. Una. Due. Tre. Quattro. E cinque. Fermiamo il ventaglietto con una maglia bassa nella terza catenella successiva. Una, due, ne saltiamo due, nella terza facciamo una maglia bassa. Continuiamo in questo modo fino alla fine delle catenelle, della catenella di base. Quindi 1, 2, nella terza catenella facciamo 5 maglie alte. Una, due, tre, maglia bassa. Uno, due e tre, cinque maglie maglia bassa. Una,
1, 2, 3, 5 maglie alte, ventaglietto, concludiamo il giro con una, 1, 2, 3, una maglia bassa. Questo è il primo giro che abbiamo completato. Quindi è ora di lavorare il secondo giro. Per il secondo giro dovremmo fare una maglia bassa iniziale, catenelle, maglie basse presa da dietro, che poi vi mostrerò lavorando. Questo è il secondo giro, in pratica lo vedete, è tutto lavorato da catenelle e maglie basse fino alla fine. Quindi, finito il primo giro, facciamo una catenella per voltare. Voltiamo il lavoro. Facciamo una maglia bassa. Catenella, sopra la maglia bassa finale del giro precedente. A questo punto facciamo 2 catenelle. Ora, la maglia bassa presa da dietro la dobbiamo lavorare in questo modo. Allora, prendiamo la maglia centrale del ventaglietto, che sarebbe 1, 2, 3, la terza. Quindi passiamo l'uncinetto in questa maniera, prendendo la maglia alta sottostante. Passiamo il filo, diciamo, circondando la maglia alta. E poi lavoriamo come se fosse una maglia bassa normalissima. Ecco, questa è la maglia che abbiamo preso, ve la faccio vedere di lato, che abbiamo preso con il punto preso da dietro. Vedete? Ecco qua. E sarà questo punto che darà poi l'effetto sollevato alla copertina. Quindi continuiamo. 2 catenelle, una maglia bassa nella maglia bassa del giro precedente, quella tra i due ventaglietti. Si continua in questo modo fino alla fine del giro. Maglia bassa presa dietro, così, 2 catenelle, una maglia bassa tra i due ventaglietti, 2 catenelle, la maglia bassa presa dietro, 1, 2, terza maglia alta che entriamo da dietro con l'uncinetto, usciamo lateralmente, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa presa dietro, 2 catenelle e terminiamo con una maglia bassa nella maglia bassa precedente, quella di inizio giro. Chiudiamo. E questo in pratica è il retro del lavoro. Vedete come rimangono sollevate, come rimane sollevato il bordo del ventaglietto? Questo è il retro del lavoro. Ora passiamo al terzo giro. Facciamo sempre
Allora, voltiamo, ve lo faccio vedere. In questo caso non dobbiamo fare la catenella volante per poter girare. Questa in pratica è la catenella che poi permette di girare il lavoro, di voltare. Noi ora abbiamo fatto questo giro che è il numero 2. Per iniziare il terzo giro dobbiamo fare 4 catenelle che stanno a sostituire la maglia alta doppia che poi troveremo alla fine. Quindi 4 catenelle, voltiamo il lavoro e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto di inizio, come se fosse mezzo ventaglietto in pratica. Fermeremo con una maglia bassa sopra la maglia bassa precedente, centrale, e continueremo lavorando i ventaglietti nello spazio che si è creato con il primo giro tra i due ventaglietti, quindi ad incastro, come potete vedere. Quindi andiamo a fare questo giro. Abbiamo detto 4 catenelle, e 4, possiamo voltare e facciamo 2 maglie alte in questo spazio dove sono partite le 4 catenelle, una e due. Ecco qua. Ora facciamo una maglia bassa, proprio vedete qui, questa è la maglia alta vista dal lato dritto. Vedete come si solleva avendola presa con la maglia bassa presa dal dietro? In questo caso la vediamo come se fosse presa sul davanti, però l'abbiamo lavorata sul retro del lavoro, quindi abbiamo presa dal dietro. E come vedete, questo tipo di lavorazione tende a sollevare il lavoro e quindi lo gonfia un pochettino. Allora, questa Su questa maglia bassa che abbiamo lavorato prima, lavoriamo di nuovo la maglia bassa di questo terzo giro. Una volta fatta la maglia bassa, passiamo a lavorare di nuovo il ventaglietto. Il ventaglietto lo faremo qui, nella maglia bassa centrale. Quindi 5 maglie alte che formeranno il ventaglietto del terzo giro. 3, 4 e 5. Maglia bassa nella maglia bassa centrale del giro precedente. Eccola qua. Maglia bassa, 5, 5 maglie alte nella maglia bassa successiva. Di nuovo fermiamo il ventaglietto nella maglia bassa successiva al centro del ventaglietto precedente. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, scusate, e 5. Maglia bassa nella maglia bassa precedente. Alla fine del giro lavoreremo 2 maglie in questa ma l'ultima maglia bassa. Prendendo l'ultima maglia bassa, lavoreremo 2 maglie alte. Maglia bassa.
due maglie alte e per terminare una maglia alta doppia, 1 e 2, 2 gettati per la maglia alta doppia e 1, 2, 3 passaggi per chiuderla. Ecco qua, abbiamo fatto il terzo giro. Considerate sempre che nel giro in cui ci sono catenelle maglie basse, la maglia principe è praticamente questa, che è la maglia bassa presa da dietro. Mi raccomando, se vi dimenticate di prenderla nel modo giusto, non si creerà questo effetto nocciolina un po' gonfia. Vi ricordo che stampando questo schema troverete anche le istruzioni che sono scritte in spagnolo, però si capiscono molto bene. Per esempio, da questo lato ci sono anche le misure in centimetri e oltretutto avrete anche lo schema per fare il bordo.